Io vorrei subito passare la parola a Marco Bascetta, che su questo tema ha scritto tanto, soprattutto negli ultimi mesi, un importante articolo che poi è diventato anche un libro rispetto all'economia politica della promessa, cercando anche di capire quali sono gli effetti di questo cambiamento di paradigma, non solo nella società, ma anche nel nostro modo di intervenire, di far politica. Grazie. Ma io penso che dentro questo tema della coalizione sociale ci siano tutti i nodi da risolvere, tutti i problemi che abbiamo di fronte e anche un grande numero di possibilità. Cosa abbiamo di fronte noi? Una realtà sociale e produttiva disomogenea, molteplice, varia, e abbiamo un uso divisivo, competitivo, concorrenziale di questa realtà disomogenea. Quindi precari contro occupati, vecchi contro giovani, pensionati contro disoccupati. Questo è l'uso al quale assistiamo di questa realtà disomogenea. Vi vorrei ricordare, trasmettervi un piccolo episodio, un piccolo esempio, perché come si dice il demonio si nasconde sempre nei dettagli. E mi è capitato qualche settimana fa di visitare un museo archeologico nazionale nel Lazio e di fronte, a fianco alla biglietteria, c'era il seguente manifesto: insegnanti a tempo indeterminato, prezzo ridotto 2,50. Insegnanti a tempo determinato, prezzo intero 5 euro. Questo piccolissimo episodio mostra appunto qual è lo spirito, anche dotato di una certa grottesca ferocia, che domina in questo paese. Coalizione significa invece, secondo me, un uso sociale, cooperativo, non divisivo di questa disomogeneità, un'organizzazione, anzi più che un uso, un'organizzazione, un autoriconoscimento unitario, appunto non divisivo, cooperativo e sociale di questa disomogeneità. Ora, questa necessità viene appunto dal fatto che questo sistema competitivo di mettere tutti contro tutti in realtà ha conseguito i suoi risultati, ha determinato una serie di sconfitte. Infatti io mi ricordo aver sentito Maurizio a Roma dire che non è una questione solo di buon cuore, è che dentro la propria realtà, dimensione tradizionale, si perde senza entrare in relazione sostanziale con altro. Quindi i settori sociali, le categorie singole di lavoratori hanno subito delle sconfitte dentro questo appunto uso divisivo di cui parlavamo. Queste sconfitte si sono tradotte in tre tipi di crisi, cioè la crisi dei partiti, la crisi dei sindacati, la crisi dei movimenti, perché anche questi sono in crisi. Ora, la crisi dei partiti, a mio modo di vedere, ha avuto, almeno per il momento, una soluzione a destra. Partiti leaderistici, partiti azienda, partiti autoritari, eccetera. Mentre la crisi dei sindacati e dei movimenti è ancora aperta e quindi costituisce ancora un luogo, un terreno sul quale ragionare e trovare delle soluzioni diverse. Però non è solo una crisi, diciamo, indotta dai meccanismi produttivi, dallo sfruttamento, è anche una crisi indotta da un mutamento delle soggettività.
le quali soggettività oggi non sono più così identificate e risolte semplicemente con il loro ruolo sociale e produttivo. Sono soggettività più complesse, fatte di desideri, di interessi, di diverse sfaccettature. Cioè, pensate solo a diciamo un operaio metalmeccanico di 40 anni fa o a una partita IVA di 40 anni fa. L'operaio aveva una forza molto più grande, un peso molto più forte, una capacità di incidere sugli equilibri sociali molto più forti. La partita IVA era un privilegiato, in qualche modo, 40 anni fa. Oggi la partita IVA, vi faccio l'esempio di una partita IVA di super minimo, una persona che conosco, che ha fatturato 4.000 euro in un anno e che deve pagare di gestione separata dell'INPS 1.200 euro. Adesso come si possa supporre che qualcuno che ha guadagnato 4.000 euro in un anno abbia 1.200 euro da dare alla gestione separata dell'INPS? Mi sembra una pura follia. Si suppone che questa persona o lavora un po' in nero o si appoggia su qualche altro reddito. Però, diciamo, in termini di legge e di regola si dà una situazione impossibile, assolutamente impossibile. Ora, però, dentro a questa trasformazione delle soggettività, quella del lavoro precario, quella del lavoro operaio, quella delle partite IVA, degli autonomi che ormai sono dei poveri, sono dei lavoratori poveri, in questa trasformazione delle soggettività si possono anche dare linguaggi comuni e una capacità di riconoscimento reciproco, di riconoscimento dello sfruttamento che si subisce, del riconoscimento della debolezza che è data dall'isolamento. Ora, questo è importante, questo processo di modifica di linguaggio comune, perché, e questo poi è uno dei problemi che vorrei porre al dibattito, perché se tutti rimangono identici a quelli che erano, ogni forma di coalizione rischia di diventare una sommatoria di realtà, diciamo, affezionate alle proprie radici identitarie, con poca capacità di rinnovamento, che magari riescono a mettersi insieme sulla difensiva, a vincere anche qualche campagna, ma a fare, forse a spuntarla in qualche campagna, ma in realtà affidate a uno stare insieme che è dato da una contingenza piuttosto fragile. Ecco, io penso che una sommatoria non sia utile, che questo discorso implica una messa in questione da parte di tutti. Secondo elemento che vorrei trattare è: esiste ancora il mercato del lavoro? Io ho dei seri dubbi sul fatto che esista il mercato del lavoro, perché quando si va oltre una certa pressione del ricatto, con un intervento legislativo che diciamo fragilizza, mina o demolisce i diritti dei contraenti, in particolare quello dei lavoratori, un eccesso di intervento giuridico in questo senso, come si fa a parlare ancora di mercato del lavoro? Cioè, qui non si può più parlare di una negoziazione sul mercato del lavoro, qui siamo di fronte a una questione assolutamente politica, perché è un mercato falsato, finto, squilibrato, e tutto quello che se ne può dire.
tenendo conto anche del fatto che c'è ormai in posizione centrale e in espansione perenne il settore del lavoro gratuito, semi-gratuito, sottopagato. Abbiamo fatto più volte l'esempio di Expo, ma ci sono interi comparti, l'università, l'editoria, il mondo dello spettacolo, che vivono esclusivamente di lavoro gratuito. Allora, il lavoro gratuito non è solo un problema di quelli che lo svolgono. Il lavoro gratuito o sottopagato va a sostituire il lavoro retribuito. Questo anche in quelle meccanismi di workfare, come in Germania, dove si costringono i percettori di sussidio ad accettare a un salario bassissimo dei lavori pena perdita di questo sussidio. Ora, questo vuol dire che tu al prezzo di un sussidio minimo, basso, ottieni un lavoro che avresti dovuto pagare molto di più. Quindi nel lavoro gratuito e in queste misure di workfare, come è stato definito questo meccanismo, è nascosto un ulteriore attacco all'occupazione, un ulteriore attacco ai livelli salariali. Per cui credo che il problema del lavoro gratuito non sia appunto un problema di tutti i lavoratori e non solo di quelli che per svariate ragioni psicologiche, di ricatto, di sbandamento, per poter rispondere a quella domanda che ormai è diventata imbarazzante, ma tu di che cosa ti occupi? Ecco, questa è anche un'altra delle ragioni per cui viene accettato. Però questo credo che sia un problema di tutto il mondo del lavoro. Ecco. Questi problemi, che sono problemi strettamente politici, ci dicono una cosa che ormai è abbastanza evidente da tempo, che tra dimensione politica e dimensione sindacale la vecchia partizione non ha più, è destituita di senso. E infatti che cosa ha partorito? Il mantenimento di questa divisione nella dottrina e la sua scomparsa nella realtà. Ha determinato dei partiti senza rappresentanza e delle categorie senza interlocutori o comunque in difficoltà nel trovare degli interlocutori. Ora, è vero che poi coalizione sociale è una cosa che scopriremo facendola e quindi facendola nelle realtà anche territoriali, applicandola, cioè dove questo principio di riconoscimento reciproco del fare insieme, del capire i problemi degli uni e degli altri e di trovare delle forme di sintesi, però c'è anche un terreno generale. C'è anche un terreno generale, cioè la necessità di temi unificanti, di temi e obiettivi unificanti. Di questi se ne possono trovare tanti, questioni ambientali, ma io ne voglio indicare le questioni ambientali importantissime, questioni anche legate alla pace, diciamo a queste cose che riguardano la civiltà complessiva di un paese. Però io ne vorrei indicare tre più modesti. Uno è la progressività fiscale, contro la quale da destra c'è un attacco violentissimo. Come abbiamo visto, la Grecia, la proposta del governo greco
è stata proprio massacrata su questo. Cioè l'FMI gli ha detto: il problema non è che ci dovete pagare i debiti, ce li dovete pagare con i soldi dei poveri, non ce li dovete pagare con i soldi dei ricchi. Quindi che vi salta in mente di tassare gli alti redditi o i profitti delle imprese? Qui poi abbiamo Salvini che vuole il 15% per tutto, appunto dalla partita IVA che citavo prima fino al miliardario. Quindi il tema della progressività fiscale secondo me è un tema generale e unificante. Il secondo è la questione del reddito garantito. Di questo abbiamo parlato tante volte, perché noi abbiamo appunto questa struttura del lavoro fondata sull'intermittenza, su periodi di entrata e di uscita dal mondo del lavoro, ma è anche fortemente collegata a quella questione che dicevo prima del lavoro gratuito. Perché qui non è vero che c'è gente che non fa niente, con le braccia incrociate. C'è gente che fa tantissime cose che non so, che accrescono la ricchezza sociale e che non sono né riconosciute né certificate come lavoro. Si potrebbe quasi dire, lo dico un po' provocatoriamente, che la piena occupazione c'è e la piena retribuzione che invece non c'è. Quindi il terzo elemento unificante, che discende diciamo abbastanza naturalmente da questi che ho elencato, è la lotta al lavoro gratuito, coatto, sottopagato o al volontariato finto a servizio di progetti di progetti a fini di lucro e che però finge di essere volontariato. Perché questa lotta qui corrisponde, secondo me, esattamente a una lotta per il rilancio e la difesa dell'occupazione. Non è un'altra cosa, è esattamente un'altra, esattamente lo stesso. Poi c'è un problema delle forme di lotta, perché come sappiamo appunto come fa a scioperare uno che non ha lavoro, come fa a sottrarsi al ricatto uno che dice: se non lavori gratuitamente in attesa che io per gentile concessione ti prenda, e quello sta lì aspettando, appeso a questo filo di speranza, ed è molto difficile che si sottragga, anche per non perdere quel barlume di identità che quell'attività gli conferisce. Come interrompere insomma uno sfruttamento che investe tutti gli aspetti della vita? Certo, quando si dice la vita messa al lavoro, lo sciopero ha un tono un po' sinistro, perché è uno sciopero dalla vita. Quindi noi abbiamo parlato di varie forme, adesso forse Maurizio su questo tema avrà delle cose da dire, su quali sono le forme di lotta che si possono adottare dentro questa disomogeneità, perché è un problema aperto, che sono tutti problemi aperti. Poi mi ricordo che a Roma, all'assemblea della coalizione sociale, Maurizio ha detto: sì, noi siamo sempre stati per il rispetto della legalità, eccetera, eccetera, però ci siamo resi conto che ci sono delle leggi ingiuste e queste leggi ingiuste devono essere cambiate, disattese, non lo so. Ora, il problema delle leggi ingiuste, hai tre possibilità. Uno, o hai una maggioranza parlamentare che le cambia. Due, hai una maggioranza ricattabile che è costretta a cambiarle perché tu la ricatti con qualche strumento.
o hai un movimento di lotta, di insubordinazione civile, di quello che ti pare, che le rende ineffettive nella pratica. Queste sono le anche ovviamente una mistura calibrata tra queste tre possibilità. Però la scuola, il Jobs Act, e tanto per citare le due che hanno suscitato le reazioni più massicce, più decise, ecco, rispetto a queste due leggi io pongo questo problema, e su questo problema passo anche la parola. Marco diceva una cosa secondo me fondamentale, no? Nel momento in cui si riferiva anche alle forme di lotta unificanti, no? A come possiamo effettivamente ricercare non solamente una, come dire, unità di temi, ma anche un'unità di pratiche di lotta. Questo spesso però si sperimenta, lo abbiamo visto ad esempio con le ultime mobilitazioni che ci sono state, ad esempio sul tema della buona scuola. Spesso queste forme di lotta unificanti si danno nella dimensione territoriale, nei territori. I territori spesso sono molto più sperimentali da questo punto di vista che non un piano nazionale. Basti pensare insomma a quest'ultimo anno, dove anche rispetto al Jobs Act, come dicevamo, una riforma che è paradigmatica rispetto ad un cambiamento epocale, a qualcosa che travolge completamente il modello di società salariale, non ci siano state grosse mobilitazioni sociali, quantomeno non ci siano state mobilitazioni sociali di carattere nazionale, almeno insomma come eravamo abituati negli ultimi anni e come ci hanno abituate alcune realtà europee. Prima si faceva riferimento alla Grecia e alla Spagna, quindi il territorio assume in questo momento un carattere importante per, come dire, sperimentare delle forme di lotta unificanti, ma questo anche perché non possiamo più immaginarci il territorio come, come dire, la coda di un'economia globale e il terreno di applicazione del capitalismo globale. In questo momento, soprattutto nell'economia finanziarizzata, in un'economia che finanziarizza le vite, che finanziarizza la terra, il territorio assume una valenza altra rispetto agli anni precedenti, ai decenni precedenti.